Ciao a tutti, benvenuti sul canale, sono Pikachu, sono qua per un nuovo video gameplay questa volta su American Back Cheese Alice. Dopo che l'ultima volta ci eravamo lasciati con i due gemelli, se non sbaglio, che ci avevano fatto un mazzo così. E sono qua, finalmente, per proseguire questo gameplay che è rimasto un po' fermo da un parecchio tempo. Tra l'altro siamo molto vicini al caro cappellaio matto, se non erro, perché ok tutto che ho visto un gameplay, qualche cosina così eccetera eccetera, però non è che abbia buona memoria. Comunque, essendo nella Looking Glass Land, suppongo che siamo vicini al caro coso. Sì, ecco, proprio i due gemelli sono qua dietro. Siamo con la vita messa sotto i piedi, praticamente, così si lanciavano le cose. Fatemi fare un attimo mente locale sulle mosse, eh. Ah, ok, così, 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 così. Così il coltellaccio, così sempre lanci. Si skippa anche così, ok, perfetto. Ok, sono solo due tasti, va bene. Va bene, ci proviamo ragazzi, ci proviamo. Via. Buonasera. Look, dammit, what's the name from the neurotics ward? Nurse's favorite lunatic. Oh yeah? Scrawny, ain't she? Who let her out then? They'll blame us most like. She'll need more medicine. Strong medicine. She got anything to eat? Doubt it. She never finishes the grub at the asylum. If she had any meat on her, she'd make a delectable dish. Despicable, grotesque, and smelly louts. I'll fill your bellies, all right. The bigger they are, the harder they fall. Spare me the platitude. Do you have any useful advice? Use their size against them. Usa la loro grandezza contro di loro. Possa essere utile. Ok, per adesso ritiriamoci, cerchiamo di recuperare un po' di vita. L'ho vista un po' qua in fondo, ecco appunto. Ha detto di usare la loro grandezza contro di loro, ma non so come, in realtà cosa voglia dire. E sento che qualcuno mi... Aia! Ma sei pazzo, mi hai fatto malissimo, fermi! Oh! Calma! Aia! Tu sei? Sì, va bene, d'accordo. È tutta la peppina, cose brutte, atomica. Ho visto il mondo. Il mondo. Ok, ragazzi, non va bene. Non va mica bene, non va bene per niente. Posso skippare tantissimo? Sì, grazie a Dio. Mi fate schifo, state... Vedete quel buco a forma di forno che vi trovate in faccia? E vediamo se riusciamo con uno di questi a fargli un po' di dolore. Sì, ne ho dato fuoco a uno. Penso che dovrò combatterli da qua in alto, in realtà, perché... Ma in realtà vedo che si sta moltiplicando questo qua sotto, ma non capisco... Se devo in realtà farli colpire tra di loro o cosa in realtà. Io li sto colpendo, intanto questi mi danno pure un sacco di vita, grazie. No, non mi colpisci. Bastardo, pigliati questo. No. Si stanno colpendo tra di loro? Seriously? Li sto uccidendo in qualche modo, non capisco se in realtà però gli sto facendo male o cosa. Boom! Esplodi. Esplodi. Sì, ragazzi, li sto arando in qualche modo, ma non capisco come. Quindi prendiamola per buono e proseguiamo così, lanciando scatolette a minchia. Aia, dolore. Questo lancia bombe, questo lancia bombe, via. Aia, mi sono incastrato. Tra l'altro io sto continuando a prendere vita, quindi sono tipo immortale in questo momento. Venite di qua, di qua, di qua, di qua. No, cacchio, ho sbagliato mira. Aia, 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 via, 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 via. Oh, due hanno preso fuoco. Ciappa. Chi ha lanciato un fly scoop. Ah, dannazione. No, l'ha lanciato dove non c'è nessuno.
Aia! Aia! Aia, 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 aia! Via, 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 via! Scappa, 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 scappa! Non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire! Ma penso che me ne basti ucciderne uno, credo. Sto continuando a fargli danno. E che gli sto dando fuoco, quindi penso che stiano facendo male. Ne ho ucciso uno? Ah no, li uccisi! Sì, grandi ragazzi, così! La verità non è cosa di famiglia. Non ho paura di nulla. In realtà tu hai paura di molte cose, hai paura di tornare al manicomio, di ricordare quello che è successo. In pratica lei è spaventata dai ricordi che lei stessa ha rifiutato e che ora ha praticamente cancellato dalla sua memoria. Quindi diciamo che il cappellaio matto in questo momento ha fatto leva sulla sua mente, sulla parte della sua mente più lesionata, per dirgli in realtà che non è vero che lei è così tanto forte e che in realtà è difficile trovare dei buoni aiuti oggigiorno. Di conseguenza la... Ti ho già visto. Vediamo un po' se con questi riusciamo a ucciderlo, eh. Se io tipo lo lancio così. Lo colpisco? Sì, e gli faccio anche un sacco di danno. Grande. Buono. Ancora platforming, porco cane. Ah, aspettate, aspettate, aspettate. Save. Giusto. Quindi è difficile trovare buoni aiuti ogni giorno. Comunque gli ha detto: sei giusto in tempo per il tè, quindi preparati, accomodi. Lei: no, io prendo il tè solo con i miei amici. Sì, poi tutto quel discorso della verità, che la verità non è cosa della famiglia sua. E quindi lei ha chiesto spiegazioni, lui ha spiegato che lei è la principale fautrice della menzogna, perché sostiene di non aver paura, quando in realtà... Sei spaventatissimo, mi sono! Ho detto, sei bloccato tutto! Che diavolo stai facendo, stolto? Muori e basta, grazie. Qua c'è acqua. Devo andare qua? Non credo. Tipo, com'è che si faceva? Ah, ok, c'è. Quindi tutta questa cosa, la verità non è di famiglia, bla bla bla, e... Che è servito questa leva in realtà? Ah, ma ce n'è una anche di qua, forse... Ecco, adesso... Scusate, cosa ho fatto io con questa cosa? Ah, forse ho attivato quel ponte? Probabile? Sì, ma io come ci arrivo? Lì ma c'è un'altra leva. Madonna, quante leve! Ma che servono? Ma ci arrivo, tra l'altro. Evidentemente no. Ah, ok. Come ci arrivo io a quel ponte? Maremma boia. Eh no, è avvelenata, è avvelenata, è avvelenata, è avvelenata. Aia, 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 muoio, 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 muoio. Muoio, muoio, muoio. Accidenti. Sì, lo vado. E quindi così. Non mi ricordavo in realtà che fosse così intricato. Comunque è bello tornare su American Mac Gisellis, comunque. Sto dicendo un sacco di comunque, che brutto, sembra che non so parlare. Oddio. Sì, vabbè. Vabbè. Vabbè, abbiamo capito, ciao. Ah.
Poi escono i ragni, manco fossi Favi Jack che ha paura dei ragni. Io adoro i ragni. Adoro tutto quello che è tetro, in realtà. Soprattutto in questo periodo. E scendine. Guarda che ti ho visto lì, eh. Ha funzionato. Allora, io tiro giù questa leva, giusto? Tiro giù questa leva. E cosa fa questa leva? Dovrebbe scendere, detto proprio in maniera cattiva, scendere. Non posso rompere il... No, eh? Ok. Ho abbassato un pochettino questo coso. Ora io attivo questa leva e me la abbassa di tutto. Giusto? Sì. Ok. Ora, dato che qua non è che devo... No, non devo riattivarla. Okay. Madonna, ma io devo andare proprio davvero da un oculista. Manco un buco riesco a vedere. You are next. Next che? A reflection sometimes exposes more reality than the object it echoes. Il riflesso a volte mostra verità più concrete di quello che... Ok, ho capito. C'era una roba simile anche in Rayman 3, che tra l'altro porterò sul canale, perché quel giochino lì era veramente divertente. Questo tic tac è snervante. Per favore, possiamo smettere, grazie. Ma che oh, yeah. Escine! Allora, era questo. Dobbiamo fare un po' di progressi, sennò è inutile questo video. Ok. Poi, oddio, non lo vedo. Dovrebbe essere quello al centro e quello lì in alto, ok. Oh! Ok. Oh! No! Ah beh, funziona lo stesso, ok. Ah, salve. Mi hai tipo mancato. Credo. E questa volta invece mi hai preso. Bravo. Sì, bravo. Mi hai ripreso, bravo. Ma è inutile che mi colpisci in realtà, perché comunque mi congeli e basta, quindi non so cosa possa servirti. Questa è tipo una chiave enorme. Sì. Va chiuso. A meno che non debba fare tutta quella cosa là di corsa. Davvero, sono stati così bastardi. Qua c'è un buco. Qua è chiuso. Ma dove sto finendo? Ragazzi, mi sto perdendo tantissimo, oddio. Ma è giusto che venga di qua? Ammazziamo questi due e poi chiudo il video, ragazzi, ci rivediamo al prossimo, vediamo magari trovare una via d'uscita da questo posto. Non muori? Grazie. Va bene, raga, termino qui questo episodio col volume a 1000, mi sto assordando da solo. Spero vi sia piaciuto, abbiamo fatto un po' di progressi, abbiamo ammazzato i due gemelli che non avevamo riuscito a battere la volta scorsa.
abbiamo scoperto un po' di informazioni, abbiamo scoperto il nuovo boss, quindi il cappellaio matto, e adesso cercheremo di uscire da questa sorta di labirinto che continua a fare tic tac tic tac tic tac tic tac. Sono più rincoglionito di voi, ve lo assicuro. E statevi bene ragazzi, like, commenti, share, sapete come fare, dove sono le pagine Facebook sapete pure quello, per il resto state connessi e vediamo come prosegue. A presto, ciao ciao.